Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Un bambino di 6 mesi muore dopo essere stato all'aperto per 5 ore su un balcone. Le autorità russe stanno indagando sulla morte di un bambino di 6 mesi che è stato lasciato dai genitori all'aperto, su un balcone. Il minore è stato per 5 ore nel luogo, con una temperatura di meno 20 gradi Celsius. La madre del bambino è stata trattenuta mentre sul caso sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente. Il bambino è morto il 5 gennaio nella regione russa di Khabarovsk, anche se la notizia è stata rivista dai media questo mercoledì. Secondo i primi rapporti della polizia, il bambino è rimasto esposto a temperature estreme dopo che i suoi genitori hanno messo il suo passeggino sul balcone per farlo dormire fuori. I media locali hanno riferito che la madre è stata identificata come Nicolas Konamur, 40 anni, che ha testimoniato di aver lasciato il figlio sul balcone in attesa di portarlo dentro la casa in cui vivevano. Pochi minuti dopo, ha detto di aver completamente dimenticato che il bambino era all'aperto e ha realizzato il pericolo dopo 5 ore. Quando è stato portato in casa, il ragazzo non aveva segni vitali e non c'era niente che potessero fare per rianimarlo. Si è scoperto che il bambino è morto per l'ipotermia che ha sofferto. Questo si verifica quando la temperatura interna di un corpo si riduce a causa dell'esposizione al freddo. Era impossibile per il bambino sopravvivere così a lungo a temperature così gelide. Nel momento in cui i genitori si sono resi conto del pericolo, hanno chiamato i soccorsi. Quando sono arrivati a casa, hanno potuto solo confermare la morte del minore. Le indagini svolte poco dopo l'incidente hanno accertato che non vi erano segni di violenza sul corpo del ragazzo. L'ipotesi che viene gestita è che sia stato lasciato inavvertitamente sul balcone. Tuttavia, le autorità stanno indagando se lo abbiano fatto volontariamente. Il Ministero della Salute della regione ha raccomandato attraverso un comunicato pubblicato sui social network di non lasciare i bambini fuori casa senza la supervisione permanente di un adulto. Sappi sempre dove e con chi sono i tuoi figli. Non passate se i vostri figli possono essere in pericolo, in inverno. Un bambino smarrito o ferito per strada può diventare vittima mortale delle basse temperature. L'ente pubblico ha anche evidenziato che i minori che vivono nella regione di Khabarovsk sono frequenti vittime dell'ignoranza e della negligenza dei genitori riguardo alle misure di sicurezza di base. Durante le vacanze di Natale e Capodanno, molti bambini sono stati segnalati feriti da cadute e ustioni per l'uso di fuochi d'artificio. I medici raccomandano ai genitori di regolare il consumo di alcol e di garantire la sicurezza dei propri figli attraverso una vigilanza costante. Condividi questa spiacevole notizia. Speriamo che sia fatta giustizia per quest'uomo innocente che ha perso la vita per negligenza. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.